Buonasera amici di Nova News 24, il grande fratello VIP parte col botto subito, Nikita Onestini davanti ad Alfonso Signorini per chiarire quello che è successo durante la settimana. La lite di Natale è stata ovviamente discussa dal web e non solo. Ma intanto proprio Alfonso Signorini cerca di indagare su quello che è successo, mentre Nikita dà la colpa spudoratamente a Luca. Luca si difende, ma c'è qualcuno in studio, una new entry, che prende quasi le difese di Nikita. Stiamo parlando ovviamente di Soleil Sorge. Soleil Sorge oggi partecipa alla serata del grande fratello VIP sostituendo proprio Sonia Bruganelli, che è andata in vacanza. Soleil Sorge comincia proprio ad attaccare il suo ex, dice lui è bravissimo a fare questa cosa, è un mago dei reality. Poi Onestini, mentre cerca di difendersi, tira fuori anche una pergamena con delle parole scritte da Nikita. Le parole sembrano proprio dar ragione a Luca Onestini. Nikita aveva bisogno di affetto ed è stata lei che ha cercato proprio l'affetto da Onestini. Parole anche gravi di Nikita, che secondo lei l'avrebbe palpeggiata più volte, ma questo non è stato ripreso dalle telecamere. Ovviamente queste sono solo le parole di Nikita, la parola di Nikita contro quella di Onestini. Soleil Sorge ovviamente non difende il suo ex, ma in studio c'è qualcuno che lo difende. Stiamo parlando di Orietta Berti, che dice io non conosco gli uomini, ma gli occhi di Onestini quando stava di fronte a Nikita la dicono tutta, e dicono chiaramente che non era preso da lei. Anche Alfonso Signorini dice che nei suoi interrogatori a Luca ovviamente il suo parere è sempre stato discorde, non ha mai dato una minima speranza a Nikita. Quindi solo film per Nikita. Amici di Nova News 24, vogliamo sapere il vostro parere. Intanto diteci cosa ne pensate, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.